di iniziare a fare le cose un pochino sul serio. Tanto iniziamo subito con una bella notizia. Ieri avevo iniziato con una brutta notizia, cioè il ritorno di fiamma tra Magnini e quell'altra che dovrebbe chiamarsi Pellegrini. Oggi invece vi comunico che qui in quel di Calzoppo, nota località turistica del comune di forse Pian di Meleto, forse di Belforte, non si sa, comunque a due passi da San Sisto, c'è uno splendido esemplare di cane bianco che se ieri era un po' di nome Ugo, che se ieri era un po' titubante, oggi prima di iniziare la diretta ha addirittura allargato le zampe per farsi fare i grattini sulla pancia. Te lo sei conquistato. Me lo sono conquistato, quindi ecco, molto meglio lui della Pellegrini. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di entroterra, o meglio, iniziamo a parlare di entroterra. E lo facciamo iniziando da queste semplici frasette che ho trovato e che descrivono uno dei tanti paesi dell'entroterra pesarese. C'è un campanile, poche casette ma carine, molti boschi verdeggianti e due torrenti spumeggianti. È un paese che a conoscerlo poi piace, è circondato da boschi verdeggianti che danno serenità agli abitanti e ai passanti. C'è un torrente grosso e bello che qui incontra suo fratello. Sempre insieme loro stanno e fino al mare uniti vanno. Allora, da questi pochissimi indizi, boschi verdeggianti, torrenti spumeggianti, diciamo che è un piccolo paese che si trova sulle rive di un fiume, un paese sicuramente di alta collina, laddove il verde colore ci dà pace e serenità ogni mattina, e quindi tantissimi, vero Gaetano, possono essere i paesi dell'entroterra che si trovano lungo un fiume. Però qui, se ci sono due torrenti spumeggianti, quindi non un fiume ma due fiumi, addirittura c'è un torrente grosso e bello che qui incontra suo fratello. Quindi quali saranno questi due fiumi? Assieme, Meta e Aureo, formano il Metauro, un fiume assai famoso che scorre rumoroso. Ecco, quindi parliamo di un piccolo paese dell'alta valle del Metauro nell'entroterra pesarese, che sorge proprio laddove questi due piccoli rigagnoli, appunto il Meta e Aureo, formano il ben più conosciuto, nel bene e nel male, visto l'inquinamento che si riscontra più a valle, Metauro. Ma in questo paese c'è un'altra particolarità, c'è la piccola e bella piazza del Pino, che dà ombra al grande e al piccino. E questa è una particolarità, perché ora voi, care amiche, qui c'è in sottofondo una persona che ride, che poi sì, vi presenterò. È una sorpresa, no, cioè no, ora voi direte, ma i dipini nei piccoli paesi, bene o male, è quello che si trova, e soprattutto non si paga, è una delle poche cose insieme all'arpia che non si pagano, cioè gli alberi e i pini. Però questo pino ha una particolarità, tant'è che, se non ricordo male, ma poi qui la ospite presente ce lo dirà, qualche settimana fa o qualche mese fa, parlando, è uscito un articolo su Vanity Fair, perché il suo direttore Dini, se non ricordo male, è originario di Borgo Pace, in cui si parlava del pino. E questo pino
che adesso voi troverete fino al 10 gennaio addobbato a feste e illuminato, ha la particolarità di essere un pino nato e cresciuto con le proprie radici nella piazza del paese. E che adesso è più alto del campanile della chiesa. Vedete, la ospite ancora devo presentarlo, però... Noi la vogliamo tenere... La vogliamo tenere, però... Semi nascosta, perché vogliamo fargli la presentazione pino, degna. È un pino, penso che sia uno dei pochissimi paesi d'Italia che possa godere di un pino nato, con, ripeto, e cresciuto con le proprie radici al centro di una piazza. E adesso quasi un pino quasi secolare è diventato addirittura più alto rispetto alla chiesa. Ma c'è un'altra particolarità storica, vale a dire che tanto tempo fa, qui a Borgo Pace, tre romani si incontrarono e pace proclamarono. Non erano dei romani qualunque, no. Di Giulio Cesare volevano prendere il posto, ognuno lo voleva ad ogni costo, ma arrivati a Borgo Pace si spartirono i poteri e a comandare andarono Firi. E proprio da questo accordo di pace il paese prese il nome di Borgo Pace. Quindi avete capito che il paese di cui oggi parliamo e che ci dà l'occasione anche per allargare l'orizzonte, parlare un attimo dei problemi, ma anche delle amenità, delle piacevolezze che l'entroterra offre, è Borgo Pace. Borgo Pace è un comune che si trova, per chi non lo conoscesse, a 74 km da Pesaro e a 74 da Fano, a 36 km dall'alto, vediamo se riusciamo a inquadrare, a 36 km da Urbino e a 28 km da San Giustino, ovvero dalla provincia di Arezzo, quindi dalla Toscana. Borgo Pace, brevemente, è la conferma. Ora, voi sapete che io amo i piccoli paesi, ma soprattutto io ritengo che i piccoli paesi, soprattutto quelli all'estrema periferia del profondo entroterra, abbiano i loro problemi in termini di viabilità, di accessibilità, ma abbiano anche una forza che risiede nell'avere natali illustri o comunque nell'avere episodi, al di là di quelli che vi ho raccontato, a loro modo particolari. Intanto i dati, la presentazione di Borgo Pace che vi ho fatto non è farina del mio sacco, ma l'ho presa da un lavoro che hanno fatto i bambini delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo in Vado Mercatello sul Metauro e Borgo Pace, un lavoro abbastanza recente coordinato dalle insegnanti, leggo qui nella prefazione, Alice Antoniucci, Elisabetta Guidarelli e Raffaella Ruggeri, e ho tenuto a presentarvi Borgo Pace attraverso le parole, ma soprattutto attraverso l'ingenuità e soprattutto la verità dei bambini, perché molte volte noi cerchiamo grandissime cose per presentare un paese piuttosto che una situazione. E invece gli spunti molte volte li troviamo in casa nostra, nel senso che i nostri figli e l'altra faccia della medaglia dei nostri figli, ovvero i nostri anziani che custodiscono l'esperienza e gli aneddoti, ecco, sono loro i migliori o comunque gli interpreti più autentici e veritieri di un paesaggio. Quindi vi dicevo, al di là di Giulio Cesare, al di là, o meglio, oltre l'albero, eccetera, ci sono, vi voglio segnalare due particolarità riguardanti Borgo Pace. E oltre il fatto che il direttore di Vanity Fair, quindi una rivista di moda, è originario di Lamoli. Intanto di Borgo Pace, chiedo scusa. Intanto, ma questo molti di voi lo sanno, i boschi che voi trovate per salire, o meglio, sul versante già umbro tra il valico di Bocca Trabapia, prima di entrare nella parte umbra, quindi prima di scendere di San Giustino,
ora si vede ben poco, però lassù c'erano degli abeti grazie ai quali è stata costruita la Basilica di San Pietro. E altre basiliche romane. Per intenderci, come Venezia, e ci tengo a precisarlo, anzi saluto gli amici del Cadore e soprattutto gli amici di Perarolo di Cadore, che è un altro posto splendido, una piccola perla a pochissimi chilometri da Pieve di Cadore lungo il fiume Piave. Ebbene, come i boschi alle falde delle Dolomiti, della Valle del Cadore, quindi del fiume Piave, sono serviti per costruire, tra virgolette, Venezia, così gli abeti e gli alberi di questa zona di confine tra la Romagna, la Toscana e l'Umbria sono serviti per costruire Roma e la Basilica di San Pietro e le altre principali basiliche, tant'è che Massa Trabardia, quindi questa regione storica della quale ho voluto prendere il nome perché ne sono particolarmente innamorato, deriva proprio da Traps, che Traps significa travi, ovvero quelle travi, ripeto, di questi alberi che poi venivano fatti confluire sulla vallata del Tevere, quindi la zona, per intenderci, di Castello, Città di Castello, San Giustino, e da lì attraverso il Tevere fatti arrivare a Roma, proprio come, ripeto, accadeva più ardiente sul Piave, quindi lungo le valli del Cadore, rispetto a Venezia. Permettetemi un altro inciso, voglio salutare gli amici del Bed and Breakfast, l'agenzia Nella di Perarolo di Cadore. Tornando a noi, quindi a Borgo Pace, la seconda particolarità è che, allora, voi sapete che in ogni paese che si trova, in ogni paese che si incontra o che si visita per la prima volta, si incontrano almeno tre tipologie di situazioni, o meglio, tre tipologie di situazioni. La prima, o un bar dello sport o un bar del commercio. Nel senso, non esiste paese dove voi non incontriate, fateci caso, un bar dello sport, un bar del commercio o un bar Italia, tutti si chiamano così. Bene, a Borgo Pace non incontriamo un bar dello sport, quindi questa casistica non rientra. Ogni paese ha un suo personaggio folcloristico, uno di quelli che ci fanno sorridere attraverso gli aneddoti. Ce n'era uno a Borgo Pace, o meglio, non a Borgo Pace, ma in una frazione di Lamoli, ma adesso è passato a miglior vita. Però io so che questo personaggio, questo tra virgolette arzillo vecchiettino, era un'attrattiva, una guida, o meglio una guida turistica di Lamoli, ed egli era addirittura convinto di avere quasi delle doti sovrannaturali. La terza casistica invece, anche, o meglio soprattutto, i paesini più sperduti hanno dei personaggi illustri da vantare. Ebbene, a Borgo Pace, Borgo Pace è stato frequentato da un certo Gian Vincenzo Ganganelli. Ora, molti di voi vi diranno: e chi è sto qua? Tu, Tanno, lo conoscevi, no, Ganganelli? Sono uno di quelli che se lo sta chiedendo. Bene, male, cioè io lo so che tu sei un eretico, ma Gian Vincenzo Ganganelli altro non era che Papa Clemente XIV. Ebbene, Papa Clemente XIV, per l'esattezza, nacque nel... Ma questa sì che è una chicca. Chicca, no, mi raccomando, chicca. Ecco, no. Chicca. Mi sono trattenuto perché volevo fare una battuta, certo. Però parlando di avevi pontefici, paura, no, tranquillo, questa è una chicca. Mi trattengo. Chicca si può dire. E, ripeto, Gian Vincenzo Ganganelli nasce a Sant'Arcangelo di Romagna nel 1705, però a Borgo Pace andava soprattutto in estate, era il suo cosiddetto buon ritiro estivo, perché suo papà, cioè il papa di Clemente XIV, Lorenzo, era nativo di Borgo Pace. E
quindi Borgo Pace può vantare niente di meno che un papa. Poi Borgo Pace può vantare tantissime altre cose che poi vedremo con l'illustre ospite di oggi. Che tu cosa dici, Tano? È giunto il momento di presentare oppure l'abbiamo fatto arrivare fin qui? Per facciamo niente, la trasmissione noi no, la presentiamo. Essere venuta qui e la presentiamo, già tanto la avete sentito in sottofondo che parla la ospite, sa parlare, sa dire qualcosa. Questo non lo so, staremo a vedere. La ospite di oggi è Ernesta Palazzetti. Buongiorno, esatto. Ernesta. Buongiorno, un insegnante di, e qui mi sento un pochino in difficoltà perché sì. Di inglese, e io mi sento in difficoltà sì. Perché how are you? Ok, basta così. Sì. Basta così, perché in realtà io conosco talmente bene l'inglese che tu sfigureresti al mio cospetto, quindi mi spiace dirlo. Stavolta dubito. Stavolta sono invidiosa veramente. Ernesta Palazzetti è una moglie, è una mamma, è una nonna. Anche sì. Ed è una cittadina, un abitante. Sì. Stanziale, residente a Borgo Pace, ma residente vuol dire poco, perché sì. Non è che tu hai preso la residenza a Borgo Pace per un discorso tasse e vivi al mare, no? No, io ci vivo e ci sto anche bene. Quanti dire. Giorni all'anno vivi a Borgo Pace? 365 giorni, signore. Bene, quindi possiamo parlare con te di tutto, di estate, di inverno. Toglimi una curiosità. Tu hai una famiglia, numerosa, hai una famiglia anche da quello che ho capito abbastanza prolifica, sì, no? Abbastanza prolifica, perché io ho tre figli, di cui una figlia sposata già, che ha già una bimba e aspetta un altro figlio. Quindi stiamo anche in bocca al lupo. Aumentando. Quindi contribuite ad aumentare sì, la il PIL. E la demografia di Borgo Pace. Ecco, esatto. Spiegami un po' cosa significa vivere in un piccolo paese. Vedi, per me è voluto significare tanto, perché ho avuto da questo territorio, insomma, delle esperienze bellissime, ho vissuto delle esperienze, ho fatto delle attività che mi hanno permesso di essere a contatto con tanta gente, pur vivendo in questo piccolo territorio, in questo piccolo paese, dove si sono succedute eventi, come dicevo, attività, perché io, oltre ad essere un insegnante di inglese alla scuola media e aver conosciuto tante persone, ho avuto modo anche di partecipare a tante eventi, a tante manifestazioni, sia del luogo che del territorio, per cui sono venuta a contatto con tantissime persone, senza parlare poi dei turisti che hanno frequentato le nostre zone. Hanno frequentato e frequentano? Continuano a frequentare, certamente. Grande... Ecco, poi di questo ne parleremo. Domanda secca. Quindi non sei pentita di aver vissuto in una piccola realtà? Io personalmente no, mi trovo molto bene in questo ambiente, perché c'è un'atmosfera, un contatto con la realtà e con la natura che è molto congeniale al mio modo di essere e di sentire. Borgo Pace, io non quindi... disdegno vivere nei posti affollati, stare a contatto con la gente, sono molto propensa a fare nuove amicizie, capace di intrattenermi con le persone, però il contatto con il luogo, con la natura, e questo adesso anche che mi trovo insomma a pochi chilometri da Borgo Pace, ma già mi manca, perché non amo, adoro questo... Cioè pochi chilometri, per chi non lo sapesse, è circa una ventina di chilometri, ecco. Cioè la distanza che separa... Sì. Borgo Pace sì, da Calzoppo. In linea d'aria Borgo Pace si trova nella vallata del Metauro, quindi la vallata parallela sì, esatto. Alla nostra.
E quindi a me non è mancato niente, perché se volevo stare a contatto con delle persone, parlare inglese, avevo avuto anche l'opportunità di farlo tramite degli amici inglesi che si sono trasferiti qui a Borgo Pace, e quindi mi hanno dato l'opportunità di esercitarmi quotidianamente e mi hanno stimolato tantissimo, e quindi sono... In più ci sono anche delle realtà turistiche di un certo, ecco, o perlomeno ci sono state, di questo ne parliamo, di un certo livello, per cui brava. Allora il mio sentimento verso la mia, diciamo, atteggiamento verso il posto, verso la popolazione, tutto è di estrema simpatia, di estremo orgoglio, diciamo, sì. Anche orgoglio, sì, sì. Perché effettivamente è un motivo di orgoglio. Sì. Tu prima hai parlato un attimo del turismo, una riflessione, no? In tempi di crisi. Io l'ho vissuto in prima persona il turismo. Perfetto. Diciamo che quando ero ragazza ho avuto l'occasione di partecipare con l'ente del turismo di Pesaro a delle manifestazioni a livello, insomma, europeo, perché il turismo, avevo vinto un concorso, mi avevano eletto ragazzo della provincia, quindi ho... Ragazzo? Ragazza. Ah, no, chiariamo, no, non volevo che... Ecco. No, ragazza. E quindi avevo avuto modo di fare questa esperienza e portare, diciamo, la nostra voce anche in altri territori dell'Europa, insieme a uno staff dell'ente del turismo di Pesaro, e avevo ancora 20 anni e vestivo il costume regionale. Siamo stati in un crociere, insomma, abbiamo fatto, adesso non voglio entrare nei particolari, ma questa cosa mi ha veramente inorgoglito anche, e mi ha dato molto, molta carica nel tempo per fare amare i nostri luoghi, perché io originaria veramente sono nata vicino Urbino, e il mio paese dove? Di origine è Fermignano, a 10 km vicino Urbino, diciamo, sì. Fermignano, perché tu sai che tra Fermignano e Urbino c'è una giusta e sana rivalità, quindi... La rivalità è giusta e sana, giustamente come dici te, è sempre positiva, perché veramente Urbino vive di Fermignano, Fermignano vive di Urbino, e si incrementa vicenda, integrano a vicenda, sì, certamente. Sono molto in sintonia, penso, su certi aspetti, anche in collaborazione. Molte persone abitano a Fermignano. A che età ti sei, a che età hai lasciato Fermignano? Io mi sono sposata del 78. Quindi però tu già... possiamo dire che sei una cittadina, perché Fermignano è una bella realtà, sì. Una piccola cittadina. Veramente abitavo nei dintorni, nella valle, nella piana di San Silvestro, dove sì. C'è stata la cosiddetta piana di Asdrubale, che esatto, adesso è nell'occhio del ciclone. Madonna per... santa, la sì, la Fano Grosseto. Per la Fano Grosseto. E ancora lì noi, i miei familiari hanno dei possedimenti, perché effettivamente io ho conosciuto mio marito, perché era il proprietario proprio del podere Pian d'Asdrubale. Tuo marito, che è stato anche sindaco di Borgo Pace, diciamolo. Sì. Diciamolo. Sì, è dall'80 al 90. 10 anni. Sì, esattamente. E noi ci siamo sposati nel 78 e avevamo tutti e due, eravamo giovani, e quindi abbiamo potuto, ecco, vivere tutte queste esperienze di Borgo Pace. E quindi, come si dice, formare famiglia in quel di Borgo Pace. Sì, esatto. E quindi l'amore quindi per tu... il turismo mi è nato, ecco, da soprattutto però da quel periodo. Poi anche so che siete anche proprietari, gestite anche un agriturismo. Sì, inizialmente quando io mi sono sposata è iniziata la fase di costruzione di un albergo a Borgo Pace, molto bello, che ha dato vita a tutto il territorio per, ecco, decenni. Ora però, prima di parlare e di addentrarci nel capitolo del turismo, fermiamoci un attimo, fermiamoci e poi continuiamo a parlare. Sai, un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui
ti darà il suo. Di quante persone puoi dire la stessa cosa? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante possono farti sentire straordinario? Combattete l'inciviltà e l'ignoranza. Educate il mondo che vi circonda ad amare gli animali. È un'iniziativa di questa emittente, in collaborazione con Giorgio Perkins. La voce fuori campo è quella di Giorgio Perkins. C'è una piaga che sta dilagando le nostre città. Una piaga che impoverisce le persone. È la piaga delle slot machine. Ci sono persone che si giocano tutto quello che hanno. E se mi giocassi la Basilica di San Nicola? Se mi giocassi il Duomo? E se mi giocassi il Battistero? Se mi giocassi il Palazzo dei Normanni? Se mi giocassi Castel dell'Ovo? Se mi giocassi la Mole Antonelliana? E se mi giocassi l'Arena? Ti giocheresti la cosa più preziosa che hai? Ogni giorno, sotto casa tua, c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot. Basta con le slot. Basta con le slot. Riprendiamoci le nostre città. No, riprendiamo. Tu che sei parte di me, ultima luce, ultima insegna accesa. Tu sei parte di me, si dice per amore. E si può dire a seguito di un atto d'amore. Decidere noi oggi di donare i nostri organi è un atto di alta civiltà e toglie ai nostri cari, in un eventuale momento difficile, la responsabilità di prendere una decisione. Tu puoi dare la vita. Informati su doniamo.org. È una campagna di pubblicità Progresso. La Lanterna Bianca Associazione Onlus indice la 13ª edizione del Premio Internazionale di Aristico in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita, una giuria sceglierà i lavori che risulteranno migliori sotto l'aspetto socio-umanitario. Scadenza 15 maggio 2014. Info, regolamento e premi su www.lanternabianca.it. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Mandalo in radio. Se pronunci le parole, mandalo in radio, tutti ascolteranno il tuo messaggio, attenzione non fare lucro. Una segreteria telefonica è a tua disposizione al numero 0722 197 6053. Mandiamolo in radio. Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici dell'app e di RT Radio, ospite con noi Ernesto Palazzetti. Intanto mi è stato segnalato che nella prima parte della diretta di presentazione del Comune di Borgo Pace sembra, a quanto pare, ci siano stati alcuni problemi audio. Bene, ce ne scusiamo, e comunque nel podcast, che poi potrete trovare su YouTube, quindi anche su Facebook eccetera, questi problemi non compariranno più. Lo trovano più, praticamente però... accedendo al sito di RT Radio, rtradio.it, e dopodiché tra un paio di giorni massimo cominciamo a mettere i primi podcast, trovate direttamente nella sezione video dove c'è scritto guarda la TV. Ci sarà direttamente il podcast, ce ne scusiamo, purtroppo. Comunque un problema... poi attraverso anche Facebook i nostri profili. Sì, verranno postati poi. Esatto. Ecco, continuiamo questa chiacchierata con Ernesta. Dunque, tu dicevi prima che hai iniziato nel turismo come promozione. Sì. E sei arrivata al turismo come ricettività. Esatto. Quindi prima lo promuovevi. E ora invece in prima persona contribuisci a tenere alto il nome turistico di Borgo Pace attraverso questo agriturismo che
spiegaci brevemente, ha anche un museo contadino, mi sembra. Sì, esatto. Ecco, parlaci un attimo. Noi prima avevamo un albergo, come ti stavo dicendo, insieme ai familiari di mio marito, anzi erano loro che gestivano e questo albergo La Rupe, non so se si può dire, comunque adesso questo albergo è chiuso perché i nuovi proprietari non l'hanno dato in gestione, ma non ha funzionato tanto bene. E quindi vi siete... E quindi... Però poi mio marito ha ristrutturato una casa che avevamo di proprietà in campagna e a un chilometro dal paese. Per salire sul Passo della Spugna? Sì, verso il Passo della Spugna, che poi collega anche... Toscana con le Marche, Borgo Apace con il comune di Sestino, passando attraverso il Passo della Spugna. Ernesta, Borgo Apace, passando attraverso. Tu conosci tutto, io non credo che le persone visitino così. Cos'è che c'è tra Borgo Apace e Sestino oltre il valico? C'è la Madonna di Spugna. Tanno, cos'è che c'è? Dove? Buonanotte. La Toscana. Ci sono anche gli alberi. C'è l'oasi, c'è il parco di Ranco Spinoso. Ecco. Sì. Questo perché è la parco di Ranco Spinoso. Noi ci accediamo volentieri e ecco, i nostri e ricade già nel comune di Sostino, quindi nella Toscana, però sì, è una realtà frequentata anche da tantissimi pesaresi e marchigiani, perché lì si possono vedere i caprioli, i daini. Muffloni, mm-hmm. Quindi uno può fare un picnic tranquillamente, tanto che arrivano anche i lupi, diciamo. Tra l'altro hanno sistemato anche la strada, sia sul versante di Borgo Apace che su quello di Sestino, mantenendo la bianca. Certo. Ecco, quindi continuiamo l'agriturismo. Il nostro agriturismo è funzionante dal 2001 e adesso sono circa 12 anni che funziona e molte persone ci vengono a trovare da tutta Europa e anche qualche volta da... l'America, non lo so, qualche è capitato dall'Australia, qualcuno capita, però ecco, c'è questo museo della civiltà contadina che è ancora visitabile anche da chi lo volesse del ecco, luogo. Scusa se ti interrompo, com'è cambiato il turismo in questi anni? Cioè dal momento in cui tu lo promuovevi io a oggi? Io parlo da adesso, non sono una grande esperta, sono amante della promozione del territorio, sono una sostenitrice dei nostri posti, questo senz'altro. Il cambiamento è che chi viene da noi sa già cosa trova e se ci trova, perché se ci trova soprattutto tramite internet, tramite la tecnologia ormai, non c'è altra strada. Quindi dobbiamo farci conoscere soprattutto attraverso il web. Perché è quello... Si può fare ancora tanto? Si può fare ancora tanto? Certo, si può fare in termini di aggregazione, secondo me, di creare una rete anche tra i servizi che ci possono essere nel territorio. Fammi un esempio concreto. L'esempio concreto potrebbe essere che, per esempio, noi diamo la ricettività, chi viene da noi va, però ci deve essere una piscina, per dire, noi abbiamo la nostra piscina, ma chi frequenta il territorio di Borgo Apace, che non ha la piscina nella struttura, dovrebbe accedere a un luogo pubblico o perlomeno un posto dove può anche trovare una piscina, il campo da golf che c'è già. Ecco, creare tutte queste realtà che ruotano intorno al turismo e fanno un turismo di eccellenza. Chi viene da noi non è che cerca il divertimento quindi, sfrenato. Ricapitolando, tu mi stai dicendo, bene o male abbiamo tutto. Sì. Abbiamo la piscina, abbiamo il golf, abbiamo le strutture ricettive. Quello che manca è mettere in rete, ottimizzare la conoscenza di queste opportunità. Fruire la gente di tutte le piccole realtà che però, ci scusami Ernesta, questi discorsi sono ormai da anni e anni che continuiamo a dire ci vuole una migliore promozione, però non eccetera. Chiedere a me qual è la formula giusta per realizzare no, questa secondo cosa. Te come privato perché diciamo una cosa, tanti parliamo di pubblico, diciamo i comuni devono far di più, le comunità montane, le province eccetera, però io ritengo che nel limite del possibile ci voglia anche una collaborazione da parte dei privati, nel senso tutti
pubblico e privati devono fare un passo in più, possibilmente imboccando la stessa strada, perché il rischio qual è? Che uno prende una strada e un altro un'altra. No, ma qui c'è anche un problema di più, il campanilismo. C'è il campanilismo a Borgo Pace? Com'è la situazione? Siete campanilisti oppure no? Io posso parlare per me. Io non sono una campanilista, onestamente io sono cittadina del mondo, o se non d'Europa, del mondo, e ci credo di essere così e continuo a essere così, e sono aperta anche alla collaborazione. Ecco, ma diamo un attimo la foto, quella sul Natale. Gli altri, non lo so, credo che a volte hanno una certa titubanza nel proporsi. Capito? O tendono a fare tutto con il loro... Ecco, no, perché volevo vedere, ad esempio, voi avete avuto anche... Ecco, prendi quella foto, no, quella prima, ancora prima, a sinistra, la prima a sinistra. No, un'altra ce n'è, scusa. Niente, pensavo che adesso... Voi avete avuto una programmazione natalizia abbastanza interessante, no? Facciamo un esempio concreto. Avete avuto una serie di iniziative che si concluderanno il 6 gennaio. Altri comuni limitrofi, pensiamo a Mercatello sul Metauro, pensiamo a Sant'Angelo in Vado, hanno avuto una programmazione altrettanto interessante, arrivare a Robagna, laddove le Befane sono adesso un evento internazionale. Esatto. Ecco, nello specifico, come secondo te anche la stessa programmazione natalizia, ma potremmo parlare anche della programmazione degli eventi estivi, non ci vorrebbe una migliore programmazione, cioè un miglior confronto tra le diverse realtà? Non c'è un rischio, magari eventi belli, una sovrapposizione tra eventi belli e interessanti? Comunque, questo sì, sono d'accordo, però anche tutta questa organizzazione, super organizzazione, a volte potrebbe anche creare l'effetto contrario, perché magari, ecco, non è così stimolante la competizione, diciamo, viene un po' meno, perché magari uno dice: noi cerchiamo di fare più bello così la gente viene da noi, e dall'altro lato è logico, siamo penalizzati, perché se la gente va da una parte non va da quell'altra. Quindi io la formula giusta non te la so dire. Pensa, per esempio, lancio... noi abbiamo... Ti lancio una provocazione, pensa un po' alla Valle del Metauro, la Valle dei Presepi. Sì, ma infatti anche questo si sta sviluppando in questo, perché io questa settimana, in questo senso, perché questa settimana ho avuto modo di visitare i presepi di Mercatello, quelli di Sant'Angelo, poi sono andata a Urbino, ho visto anche Urbino. Ecco, ho lanciato questa provocazione. E nel suo piccolo ha fatto il suo presepe. Ho lanciato questa provocazione non a caso, perché, e possiamo vedere le foto, siamo ancora in tema natalizio, la diocesi di Urbino, Urbagna e Sant'Angelo in Vado indice un concorso dei presepi, laddove c'è un'apposita commissione che valuta questi presepi realizzati nei comuni della diocesi, e poi verrà proclamato il presepe più bello. Io ho visitato alcuni presepi, ho visitato il vostro presepe di Borgo Pace, ho visitato il presepe, per rimanere sempre nel comune di Borgo Pace, il presepe di Lamoli realizzato con le stoffe. Quindi, ecco, diciamo che dei segnali di coordinamento e di programmazione arrivano, e arrivano proprio anche da un'importante realtà, la realtà, li stiamo vedendo i presepi. Ma hai realizzato anche qualcosa tu? Ho realizzato la natività, gli angeli, i sacerdoti, cioè spiega, no, perché sennò sembra che il presepio lo abbia fatto tu. Che cosa effettivamente hai realizzato? Io ho fatto questa parte qui, tutti questi personaggi con la natività in cartapesta, l'ho fatta con gli angeli,
con le mie mani utilizzando... Naturalmente il podcast tra qualche giorno, adesso cioè, gli amici ci stanno seguendo per radio. Ecco, sì. Quindi scusa... Ah, le potrete vedere. Quindi il presepe di Borgo Pace è stato... guarda, bellissima l'immagine comunque, grazie Gabriele. Il presepe è stato realizzato dalle famiglie dei sì. bambini che frequentano il catechismo e tu hai realizzato la natività... Sì. Gli angeli in cartapesta. Sì, in cartapesta. I bambini invece hanno realizzato le loro famiglie utilizzando anche altri materiali, stoffe oppure materiali del bosco, insieme ai loro genitori hanno fatto i personaggi che sono le loro famiglie. Quindi... Per cui qui vediamo per esempio il nostro sindaco con la fascia che ha realizzato la sua bambina. Salutiamo insieme, il sindaco, salutiamo Romina Pierantoni. Ci auguriamo di averla presto tra noi perché è andata a Palermo per un evento spiacevole della vita, purtroppo. Diciamolo. Questo è un sacerdote che io ho realizzato in cartapesta, questa è la natività che io ho realizzato sempre in cartapesta, ecco, gli angeli sopra. E c'è stato un lavoro non indifferente perché io essendo un'insegnante di inglese mi sono improvvisata artista, diciamo. Quindi siete però una sono comunità, anche molto orgogliosa. Scusa, siete una comunità di confine ma molto viva e vivace. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare il massimo onestamente e fortunatamente, come dice il nostro sindaco, spesso ci riusciamo. Quindi beh, mi fa piacere, sì, quindi diciamo insegnanti. Insegnanti, amministrazione comunale, sì. Privati, quindi per privati intendo i tanti e tantissimi, ieri parlavo del lavoro prezioso svolto dalle associazioni e dal volontariato, sì. Penso che anche a Borgo Pace... Sì, sì, c'è l'Auser per esempio, che è ecco. un'associazione che... per gli anziani, diciamo, per le persone in pensione, però che attraverso questa associazione molti... anziani possono dare il loro contributo in termini di volontariato. Quindi le donne, le signore della parrocchia, sì, la parrocchia, sì. i titolari di pubblici sì, esercizi, ecco sì. tutti quindi siete impegnati sì. nel vostro piccolo sì. per rendere più sì. appetibile o meglio sì. per non far morire Borgo Pace. Ma io credo che la morte... E nel ciclo della vita, diciamo, di tutte no, le cose. No, no, ti volevo spiegare una cosa, scusa. Perché è naturale che ci sia un ricambio generazionale, che le cose si evolvano. Sì, ma allora, scusami Ernesta, tu adesso pretendi il ricambio generazionale e dire, allora, ascolta, Gabriele, tu crepa pure, facciamo no, ricambio generazionale. No, perché no. siccome nel tempo io ho visto... No, tu sei già vecchio, quindi te... Io sono già morto, sono già... ero suscitato 4 volte. Ah, ecco. No, ma però non hai 7 vite come i gatti, quindi alla quinta. No, i gatti ne hanno sempre una. Bene, più. No, spiega il perché fatto che Borgo Pace debba andare sempre. Io guarda, insegnavo Città di Castello nei primi anni e c'era l'autista del pullman che mi portava a Borgo Pace e mi diceva: "Ecco, siamo arrivati nel paese dei morti viventi". E questi erano già morti viventi. Ma tu non sai quante cose io ho fatto a Borgo Pace, quanta gente ho conosciuto. È morto chi vuole essere morto? E poi c'è sempre spazio per i vivi che vengono, che fanno qualcosa per noi, cari o per il territorio. Cari amici del Lab, qui abbiamo anche una lezione di filosofia. Ma che filosofia? Questa è vita! Life. Io penso che se ti senta Kant, se ti sentono questi filosofi, prendono spunto da me. Assolutamente. Risuscitano, quindi abbiamo un nuovo ciclo della vita. Bisogna ci ritroviamo i veri fare vivere. Chi abita deve far vivere. È logico, ci vuole molta vitalità, allora, energia, intraprendenza. Ti faccio un esempio. Allora, ci sono delle località, dei comuni, piccoli o meno piccoli, partendo dalle grandi città e piccoli comuni, dove tu la crisi la senti. La senti appena arrivi. E qual è il primo indicatore della crisi? Vedere ad esempio i cartelli affittarsi e vendersi, vedere i negozi chiusi, vedere realtà storiche come biblioteche eccetera che chiudono, no? A Borgo Pace invece mi sembra che quelle poche attività
Ma quelle poche attività, il negozio di alimentari, la macelleria, il bar, la pizzeria, la diligenza, sì, il ristorante. La diligenza, io dovrei fare veramente i complimenti ai proprietari, Polverini Alessandro, la sua mamma Ariella e la sua moglie Anna, che hanno fatto di tutto e di più per questo paese e per il loro locale, perché l'hanno reso un giardino agli occhi e anche per chi ci può soggiornare. Hanno fatto un'oasi verde veramente bella lungo le rive del Meta. E poi la locanda, la diligenza che potete trovare anche su internet, sì, hanno un sito bed and breakfast, la diligenza.it. bene. E invece il nostro si chiama www.sacchiafarmo.it. sacchiafarm.it. allora ripetiamo bene, sacchiafarm.it, che è l'agriturismo che gestisce Ernesta Palazzetti insieme a suo marito e alla sua famiglia. E invece la diligenza punto b centro, anzi è esattamente, diciamolo, centro b e b, così come io ve lo pronuncio, centro e b e b, la diligenza punto it, per gli amici che vogliono vedere il ristorante e l'albergo La Diligenza. Poi ci sono anche altre realtà da, ecco, poter, no, soggiornare. Ti interrompo, so. Borgo Pace è un piccolo, perché voglio arrivare alle altre realtà, ossia voglio arrivare alle frazioni di Borgo Pace. Ah, ecco. Borgo Pace è un piccolo comune che però ha un'estensione territoriale da far venire i brividi. Cioè, esatto. Io mi immagino il vostro sindaco quando c'è la comune neve. Comune più piccolo, sì, esatto. Io mi immagino il vostro sindaco quando c'è la neve e quando deve andare a prendere i bambini comunque, a scuola. Guarda. Per intenderci, da Mercatello, da dopo Mercatello, sino oltre il valico di Massa Trabarbia, è tutto comune di Borgo Pace. Okay. Ma poi Borgo Pace ha anche una vallicola laterale, la valle, quella di Parchiule, esatto, che poi va anche quella sconfina verso Badia Tedalda, esatto, attraverso Monte La Breve. Esatto. Quindi ha un'estensione territoriale molto 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 ampia. Sì. E quindi però tutta bella, guarda, tutta bella, tutta perché bella. Per esempio a Borgo Pace famose sono le carbonaie, no? Sì, questo è un antico mestiere, voglio dire, che dà, diciamo, lavoro a dava o dà lavoro? Ancora lo dà, perché qualcuno ancora ci lavora, e poi ci sono anche persone abbastanza giovani che si cimentano su questo tipo di attività, il carbone, fare il carbone, quindi si possono vedere le pile di carbone, insomma, grandi camion di legna, perché da noi c'è un bosco molto rigoglioso, lussureggiante, sembra un tappeto verde. Sì, esatto, questo è il nostro agriturismo che vedrete. Però vi posso fare anche un'anticipazione, che questo sito www.sacchiafarm.it diventerà www.sacchiafarm.com, perché collaboreranno con noi dei signori di Milano che hanno proprio intenzione, ecco, di non lo posso per dire. Scaramanzia, no, evitiamo no, no, no. di dire no. ciò che sarà, che sarà, anche se adesso è già. Ecco, torniamo così sul discorso carbone. Speriamo anche la Befana ci porta tanto carbone. Adesso cosa ti devo dire? A me colpiva questo carbone, io ricordo intorno. Adesso va di moda il pellet, però la legna sembra che sia quella preferita dalla maggior parte della gente. Anche lì il ciclo della morte. Muore il carbone, nasce il pellet. Nasce il pellet, ma c'è la biomassa adesso, fanno anche queste fonti alternative, sì, no? Diciamo che Borgo Pace, spendiamo una parola a favore delle carbonaie. Le di carbonaie Pace. Sì, sono... Quante persone più o meno sono impegnate ancora? Quanti sono i carbonai? Ci saranno una decina di persone sicuramente. Su quanti abitanti ma che siete? Borgo Pace solo sono 350. No, il comune di Borgo Pace? Il comune è 700-800 persone. Quindi 10... No, anche di più, in tutto il territorio saranno ecco, anche di più. Quindi
spendiamo però, una parola a favore di queste 10 persone. C'è da dire che se questa attività può dare ancora una fonte di guadagno, e le persone si riciclano anche su queste cose, perché non, la crisi, voglio dire, io so che i carbonai non amano molto questo, ma io ricordo un giorno che capitai per caso verso Figiano, da quelle parti lì, e poi mi ricordo che a un certo punto salì lungo una strada, mi inerpicai su in macchina per un bosco, partendo vicino a Parchiule, dove sì, c'è sì, da dal mitico agriturismo, aiutami, Parchiule? Se, prima di Parchiule, no, prima di Palazzo Mucci, dici, no, o Castel di Fabbri? No. Ah, Ginepro. Ah beh, ma per andare all'oratorio della Colubraia, brava, tu intendi? Brava. Guarda, proprio gli amici del Panino di Sant'Angelo in Vado questi giorni hanno postato delle foto sulla Colubraia, bellissime, perché lì siamo all'incrocio di 4 regioni addirittura, e c'è un oratorio dove dentro si possono trovare addirittura gli affreschi di Radicioni, che era un pittore che frequentava le nostre zone ed ha lasciato molti dei suoi lavori, delle sue opere anche nella nostra zona, e aveva affrescato questo oratorio della Colubraia che si trova... Tu sei andato proprio lì? Sì. Ah, e io ti spiegavo che prima c'è un agriturismo. Sì, Ginepro. No, ha un altro nome, da... Da Tonino. Ma è la stessa cosa. Ma da Tonino fa più effetto, è conosciuto. Sì, da Tonino. Da Tonino, purtroppo Tonino ci ha lasciato un anno o due fa. Però l'attività però continua. Tonino è un pioniere proprio dell'agriturismo. Lui, questo posto sperduto tra i monti, aveva creduto, ecco, tanto. Voi, cari amici del Lab, immaginatevi che quando io parlai, ma mi ero appeso, no? Parlavo di Borgo Pace, a un certo punto parlavo da Tonino. E a me colpì perché queste persone a Pesaro lo conoscevano, perché oltre a essere un ottimo ristoratore, era anche una guida turistica super esperta. Cioè tu ti fermavi da lui e lui era un atlante, ti sapeva dire le fungaie, ti sapeva dire le strade, tutto, no? E da lì c'è questa salita in mezzo al bosco che appunto arriva all'oratorio della Colubraia, ed è splendida da fare nel periodo primaverile, tardo primaverile estivo, perché si vede proprio come funzionano le carbonaie. Cioè tu passi di lì e vedi questo fumo che arriva dal terreno e lì puoi assistere in diretta. No, perché ci sono due metodi anche per fare il carbone. Ecco, spiegaci un attimo, già che ci siamo, quali sono i due metodi. C'è il carbone e la carbonella. Il carbone viene fatto su delle pile di legno opportunamente, insomma, sistemati, con dei paletti tutti fini, tutti a mo' di mucchio di legna, però fatto bene e chiuso con della terra e anche delle erbe che poi non permettono l'ossigeno di penetrare, e quindi si carbonizza così la legna dentro. Mentre invece le buche della carbonella sono delle buche sul terreno e invece la legna si mette dentro e poi si chiude e sta lì a soffocarsi, io non arde proprio. Io mi scuso quei carbonai esperti, io non discuto su quello che dice l'amica Ernesta, fidiamoci. Perché una teacher di inglese che ci fa una lezione sul carbone e la carbonella non è da tutti i giorni, soltanto penso su RT Radio, per cui Ernesta continua. Abbiamo avuto una pagina di filosofia, Schopenhauer, adesso abbiamo una pagina dedicata al carbone. Poi c'è anche il sentiero del carbonaio, tra l'altro, che è stata una guida con tutti i pannelli, parte da Borgo Pace e arriva a 4 km più avanti. Si percorre più avanti in che direzione? Verso Parchiule, nella valle dei carbonai. Ecco, no, diciamolo perché da Borgo Pace a Parchiule discorre anche l'oro, l'auro. L'aureo, ed è particolare perché ci sono delle cascatelle, la cascata di San Leo, eccetera, che nel periodo estivo, oltre ad essere meta di turisti che vanno al a bagno, a fare il bagno nelle piscine naturali, è un'oasi rinfrescante, ma anche d'inverno, soprattutto diciamolo, bellissime, con la neve, perché noi parliamo di turismo soltanto estivo, però io ritengo che i paesi come Borgo Pace, eccetera, esprimano la loro bellezza, il loro senso più autentico nelle stagioni
soprattutto autunnali e invernali. Sì, sì, ora io non dico di andare in come giro come territorio, è un territorio da fiamma, ecco, e non dico per, e non me, per niente, guarda, a me mi ha dato l'impressione di essere vabbè, io provengo di, diciamo Milano, no? Quando, sì, quando uscivamo andavamo in Val d'Aosta e questi posti Bauscia, qui classico quando Bauscia. Io ho visto Borgo Pace me ne sono innamorato subito, davvero. Ti ho detto è fantastico, cioè Borgo Pace ma anche proseguendo andando poi verso la Toscana e cambia proprio completamente l'ambiente, cioè è davvero un posto la valle del Metauro è tutta è bellissima, bella, è bellissima, però è ecco, lanciamo un appello Ernesto, perché il turismo sembra che sia soltanto concentrato in estate eccetera. Io invece ci tengo a insistere, e la bellezza degli entroterra, non necessariamente quello paesaggio, ma di tutti gli entroterra, così come anche del mare, si esprime anche in inverno. Cioè ora io non dico di andare in giro quando c'è l'emergenza, cioè certo, quando ci sono in giro gli sparti neve eccetera, ma subito dopo l'emergenza, diciamolo, andate a visitare l'entroterra anche quando c'è la neve, certo, anche certo, in autunno. E basta. Questo sono d'accordo, e anzi noi ci teniamo che questa, chi noi, le radio, chi ci vuole ecco, far conoscere, adesso arriviamo, faccia qualcosa per farci conoscere di no, più. Ma infatti c'è RT Radio, ma anche l'Hub Massa Trabaria, cioè, valorizzeremo molto il territorio, non per niente, infatti c'è, tra queste trasmissioni, se vogliamo, che sono ancora in fase test, cioè, abbiamo già diversi appuntamenti proprio per cercare di sviluppare un attimino il nostro ecco, territorio. Però dopo la pausa, dopo lo stacco pubblicitario, continueremo ad addentrarci ancora nelle frazioni. Ancora, Ernesta, e tu sei voluta, sei venuta a calzoppo e no, adesso ci rimani. Dopo devo anche dire che il nostro territorio è un territorio di affiaba. Dopo lo stacco pubblicitario. Sì, cazzo. Sono le 17:40. RT Radio. L'Hub Massa Trabaria. L'Hub Massa Trabaria. L'Hub Massa Trabaria. L'Hub Massa Trabaria. Uno spazio aperto di approfondimento, analisi, informazione, viaggi per i territori alla ricerca di curiosità e amenità, ironia, critica e, perché no, sputtaniamento. Prossimamente su questa emittente. Montefeltro domani. Appuntamento locale dedicato alla provincia di Pesaro Urbino, prossimamente su questa emittente. Pour une tasse en soirée avec Yvonne, ça va changer. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est cap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est cap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est cap, c'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est cap, c'est top. Guitare invisible. Tu suis nos chorégraphies, les résultats sont garantis. On bosse avec Amel Wally. Hey, danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap. C'est top pour la danse. T'as qu'à taper des mains, c'est cap en cadence, c'est clap. C'est top.
ad avere le idee chiare. Quando ci disse questa mattina c'è un lavoro da sbrigare, e la pianura era così immensa che non vedevi più la fine. E il sole bruciava le nostre spalle e dipingeva le colline. Il sole bruciava i nostri vent'anni, rubati ai monti e rubati al mare, messi su un treno una mattina per la leva militare. Ma perché mi hai fatto questo, Dio ladro di un Dio? Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. Eccoci amici, ben ritrovati, anzi amiche e amici del Lab, ben ritrovati, siamo sempre qui a parlare di Borgo Pace con, mi spiace comunicarvi una nefasta notizia, Ernesta Palazzetti è scomparsa e al suo posto c'è già un erede, Ernesta Palazzetti, edizione 2014. L'Ernesta Palazzetti che avete ascoltato fino adesso non c'è più, perché per la sua teoria eccetera. Adesso abbiamo una nuova Ernesta Palazzetti,
Nesta Palazzetti edizione 2014, che infatti ci parlerà non più di carbone, perché quella Ernesta l'abbiamo lasciata non si sa dove, ma avremo un'Ernesta Palazzetti nuova che ci parlerà un po' anche delle frazioni del comune di Borgo Pace. Perché i comuni, io insisto su questo aspetto anche quando scrivo eccetera, noi parliamo di comune di Borgo Pace, comune di Mercatello, comune di Canicattì, ma quello che fa il comune, quindi quello che fa la comunità, sono anche le frazioni, di cui molto spesso ci si tende a dimenticare. E le frazioni del comune di Borgo Pace, io cito sempre come statistica degli statistici perfetti, vale a dire i bambini, i ragazzini, gli studenti dell'istituto comprensivo, di cui all'inizio vi citavo le poesie dell'istituto comprensivo di Sant'Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace, che ci danno degli indizi precisi, degli indizi statistici molto precisi. Chiaramente ci può essere qualche variazione. Per l'esattezza, il comune di Borgo Pace ha 662 abitanti, dei quali 340 si trovano nel cosiddetto capoluogo, appunto in Borgo Pace. Tutti gli altri poi sono distribuiti nelle tre frazioni e nelle altre località di Lamoli, che sono Sompiano, dove si trovano 53 abitanti, che è la frazione che voi trovate subito da Borgo Pace procedendo verso Bocca Trabardia, e quindi trovate questo paesino a 73 bis lungo la 70. Vedete, la nuova Ernesta Palazzetti 2014 è molto più precisa. Dove trovate Sompiano, vale la pena fermarsi, perché è intanto perché c'è una chiesetta molto piccola dove si trova la chiesa del Carmine, nel cui altare si trova una tavola di scuola umbro-marchigiana della fine del 400, che raffigura, correggimi se sbaglio Ernesta, l'ascensione. Ma soprattutto vale la pena fermarsi, oltre per visitare il sacello, più che la chiesa, l'indicazione stradale, o meglio l'indicazione fatta dagli abitanti, indica il sacello, se non ricordo male, il sacello del Carmine. Vale la pena fermarsi lì, e poi vale la pena anche chiedere a qualcuno: scusate, avete un po' di patate? Perché Sompiano, sì, ricordiamolo, è famoso per la cosiddetta patata rossa. Improvviso anche una cosa, siccome RT Radio, nonostante tutto, essendo una web radio, e nella piattaforma Spreaker ci seguono anche dall'estero, e visto che noi abbiamo questa signora qui davanti che ci parla molto bene l'inglese, allora io approfitterei, io me ne vado, perché io approfitterei per dire qualcosa in inglese, salutando gli amici appunto che ci seguono da tutto il mondo, e parlando di Borgo Pace, dando le coordinate. Quindi facciamolo alla fine. Sì, alla fine. Okay. Promettiamo, concludiamo. Concludiamo lo spazio, un po' come le informazioni traffico. Che prima le diamo in italiano e poi le diamo. Il bello del web, con tutti i suoi limiti, eccetera, ma anche dei grandissimi pregi, cioè arriva da tutte le parti. Quindi vi dicevo, Sompiano con 73. No, chiedo scusa. Magari fossero 73. Sompiano sono, quanti abitanti sono, Ernesta? 50. Sompiano 53. Poi, proseguendo sempre lungo la strada statale 73 bis di Bocca Trabardia, troviamo Lamoli con 160 abitanti. E poi invece da Borgo Pace, proseguendo verso Badia Tedalda, attraverso Monte La Breva, attraverso una strada bianca, eccetera, troviamo Parchiule con 28 abitanti. E poi ci sono località, le cosiddette case sparse, ben 71, che vale la pena citarle, queste località, vale a dire Felcino, Palazzo Mucci, Figgiano,
che si trovano appunto tra Borgo Pace e Badia Tedalda, passando per Monte la Breve, e quindi da lì potete arrivare anche all'Alpe della Luna. Poi abbiamo Castel dei Fabbri, poi abbiamo Laia, Fonte Abeti, che si trova proprio tra il chilometro 16 e il chilometro 17 della strada statale 73 bis. E dico il 17 perché il 17 è un numero che porta sfiga, ma quando uno arriva lassù in cima si è fatto anche il tratto più brutto della statale, sia arrivando da Sansepolcro che arrivando da Borgo Pace. Più bello, direi. Dipende in quali condizioni si guida. E poi troviamo anche Dese. Ecco, Dese ha la particolare di Spugna, che non lo so lì se è stato citato. No, di Spugna no. Comunque c'è proprio un piccolo oratorio, sempre. Ecco, Dese ha la particolarità, cari amiche, cari amici del Lab, che è una piccola frazione che si trova quasi vicino a Sestino, quindi lontanissimo da Borgo Pace capoluogo, eppure rientra nel comune di Borgo Pace. Ecco, ho fatto questa breve disamina statistica grazie ai ragazzi della scuola per addentrarci nel mondo delle frazioni. Abbiamo parlato di Sompiano, ma secondo me vale la pena parlare anche di Lamoli. Anzi, non è che vale la pena, bisogna parlare di Lamoli. Perché dobbiamo parlare di Lamoli, Ernesto? Perché secondo me a Lamoli esiste un'abbazia benedettina. No, secondo te esiste, no, diciamolo, perché secondo me mi hai fatto la domanda, io mi risponde, no. Secondo me esiste a scuola. Perché dobbiamo parlare di Lamoli? Gli insegnanti dicevano mai dire secondo me, perché se tu lo dici automaticamente si capisce che è secondo me, ma se tu mi dici secondo me a Lamoli, no, a Lamoli c'è un'abbazia benedettina. No, per rispondere alla tua domanda, io scherzo, io credo, scusa? Naturalmente che tu no, scherzavi. No, cos'è che hai ripetuto prima? Of course, ho detto. Tanno, cos'è of course, scusa, cosa vuol dire? Secondo me, no, naturalmente, io no, ho detto, secondo course. Me rispondendo che alla tua è? Domanda. Quale lingua è? English, of course it is. Ah, ok, grazie. Quindi filosofia, sì. Lezione di vita, di morte, no, d'inglese. Ma perché bisogna accettarmi per quello che sono, ormai sono così. Ecco, quindi sì, esattamente siamo seri, siamo bellissima. Seri, per chi ci vede in podcast potete vedere l'interno di questa splendida abbazia romanica. Sì, continua, sì. Ernesta. Sì, questa è un'abbazia benedettina, stile romanico, gotico, sì. romanico. Bellissima da visitare, da vedere e anche da da restare. E anche da vivere, soffermandosi magari una notte, perché lì proprio attaccato l'abbazia, cos'è che c'è? Anche nel ristorante dell'Oasi San Benedetto. C'è l'Oasi San Benedetto, ma c'è anche, che cosa? Un museo. Oh, un museo dei colori naturali. Gestito dall'Oasi San Benedetto. Dai gestori della cooperativa, una cooperativa? La macchia. Sì, sì. E loro si occupano di ecco qui, per chi ci vede in podcast può vedere una veduta aerea del complesso dell'abbazia, molto, e sulla vostra molto. Destra lì ci sono i locali refettorio tra virgolette, quelli che dove si può dormire e mangiare, gestiti appunto dalla cooperativa. Peccato La Macchia. Non ci sono i monaci. Peccato che non ci sono i monaci. Perché ora et labora, effettivamente. Ora et labora. Peccato sarebbe, che non ci sono i monaci. Anche perché. Bello anche perché. Sì, perché tra l'altro. Monaco benedettino. Correggimi se sbaglio. La leggenda dice. Nei tempi dei tempi che furono, no, c'era un forte collegamento. La zona che da Lamoli si addentra in quella che è la massa Trebardia più selvaggia, che poi sfocia a Parnacciano, quindi nell'Umbria. Ebbene, addentrandosi si incontrano una serie di paesini. Dove purtroppo adesso non esiste più una persona o pochissime persone. Mi vengono in mente Torre di Pallade, mi vengono in mente Botina, mi viene in mente Scalocchio. Ebbene,
Là una volta erano dei paesi dove c'erano anche scuole, ma c'era anche un'abbazia molto importante, che appunto era l'abbazia di Scalocchio, ed era tale la richiesta di lavoro, era tale il contributo di questi frati, che addirittura c'era uno scambio tra Scalocchio, Bottina e Lamoli. Per sono cui c'era proprio seria, perché questa notizia mi no mi, c'era mi anche c'era sotto, anche uno sotto, scambio, cioè sotto, i testi mi vengono in mente le memorie ecclesiastiche, quelle che si possono leggere anche a Città di Castello eccetera. Uh-huh. Parlano proprio che c'era una richiesta di frati, c'erano anche dei trasferimenti per un eccesso di lavoro. Uh-huh. E quindi adesso a Lamoli abbiamo la fortuna che l'abbazia continua a essere aperta, fruibile, sì, e poi è stata consacrata eccetera nel tempo, è stato tutto valorizzato, tutto il complesso, e bisogna anche dare merito all'ex sacerdote Don Mario Amati, che abbiamo perso qualche anno fa, ma ha dato un contributo grandissimo a tutta la comunità di Lamoli, aveva ristrutturato anche molte case e quindi aveva valorizzato moltissimo questo piccolo centro. Ecco, poi, e quindi è veramente un peccato non poter disporre di frati. Per carità, il lavoro che portano avanti i gestori, comunque laici, comunque non religiosi, è importantissimo, ma io credo che dal punto di vista anche dell'atmosfera avere dei frati in un piccolo paese, per me sarebbe un come sogno, Lamoli, ecco, sì. Allora lanciamo un appello alla diocesi. Ma io Ernesta, questo io lancio pure l'appello. Tra l'altro avevo cercato anche di rintracciare qualche frate benedettino, qualche, come si chiama, frate, si dice frate, monaco benedettino, per cercare di dire, ma voi perché uno non viene a Lamoli? E cosa ti avevano risposto? No, non sono mai riuscita a mettermi in contatto con nessuno, perché sono piena di... Ecco, però, a parte, ora siamo seri, sarebbe siamo veramente seri. Importante, anche perché qui... Perché noi abbiamo dei sacerdoti extracomunitari, voglio dire, anche le nostre parrocchie hanno dei sacerdoti che vengono dal Madagascar, per carità, la che loro sono cultura, fondamentali, bravi, fondamentali, perché in un periodo di crisi di vocazioni, se non ci fossero loro, i parroci, però, da soli, onestamente io non gliela farebbero. Di un frate benedettino, di qualcuno che richiama l'ordine dei benedettini, anche riscopre il valore dell'ora et labora, secondo me, anche perché questo secondo allora, me Ernesto, torno a dire secondo allora, me Ernesto, perché io non voglio ora et labora, prega e lavora, e lavora. Allora sì, per sì. Quanto riguarda l'ora, ognuno fa per sé, nel senso che a Lamoli sì, vanno a messa, pregano, oppure pregano per i fatti propri. Invece per quanto riguarda il lavoro, anche a Lamoli abbiamo un tessuto produttivo molto forte, cioè mi viene in mente l'osteria della Massa Trevatia, che è gestita da un giovane Matteo Santi, che ha aperto da poco, quasi per scommessa, quasi per gioco, no? Quindi, ma soprattutto per amore e passione di quella località e della Massa Trevatia, ed ecco, in pochi anni è diventata una realtà, una struttura dove si mangia bene, si spende poco, come peraltro anche in altre realtà, comunque molto tutte apprezzata. Queste attività, ovviamente, avrete capito, o io credo di interpretare anche il pensiero di Gabriele, che ci vuole un grande amore, una gran passione l'amore nel fare le cose e nel far vivere il proprio territorio. L'amore. Pensiamo per esempio anche alla Pro Loco, ai volontari della Pro Loco. La Pro Loco di Lamoli è una delle Pro Loco più antiche, ma non vorrei dire una fesseria, una delle più antiche, ma comunque una delle più importanti e conosciute della provincia, una delle più gloriose della provincia di Pesaro e Urbino. E la sua perla, tra virgolette, che cos'è? La è sagra la festa, della Panzanella. La sagra della Panzanella. Il 15 di agosto con anche la processione dell'Assunta. Dell'Assunta, assolutamente. Ma mi viene in mente anche il negozio macelleria lì a Lamoli. Sì, stanno lavorando molto bene, perché questi giovani hanno rilevato questa attività, ecco, e stanno lavorando molto giovani. Bene. Giovani, sì, cioè per realtà. Assurdo, amiche e amici del Lab, nella frazione più remota della Valle del Metauro,
dove si lotta per l'ufficio postale, dove si lotta per far arrivare l'autobus, eccetera, dove sono pochissime persone, abbiamo visto 160 persone, ci sono, numero più numero meno, ci sono anche pochi giovani ma in gamba che soltanto per amore, perché se uno badasse al guadagno credo che difficilmente, per amore contribuiscono a mantenere viva questa realtà. Parliamo anche, per esempio, mi viene in mente quell'allevamento di cinghialini sopra l'Amoli, no? Andando su in direzione appunto che poi si va verso Parnacciano. Questo non è che sono molto informata. Eccetera, comunque almeno l'allevamento di cinghialini comunque, è stato all'estate pochi mesi fa. Gabriele, scusa se ti interrompo, che noi siamo proprio su una grossa via di comunicazione, anche se non di facile percorribilità, perché è un pochino piena di curve, perché le Sette Valli, tutta la zona per accedere all'Umbria, alla Toscana, ma siamo in questa via di comunicazione che una volta era di Piero della Francesca, assolutamente, era di Raffaello. Voglio dire, noi siamo in questi territori. Ma è che era anche dei Medici. Cioè, Cosimo de' Medici, per esempio, c'era un liberculo che lessi laddove parlava proprio della difficoltà per raggiungere la Toscana e quindi raggiungere l'Adriatico, e fece una sorta di resoconto di viaggio laddove all'epoca la strada non esisteva, la statale Ivoca-Trate, ma addirittura passava per Monte la Breve. Uh-huh. E lui cita appunto questo travaglio di viaggi con questa sua carrozza passando per Monte la Breve. Il problema oggi qual è? Che queste attività vivono su pochissimi mesi d'estate, vivono sul passaggio, vivono sui motociclisti e i turisti che passano, però riescono a trovarci, ecco, che arrivano però ad aprile, maggio, e poi dipende, perché se ha fatto le ultime primavere non sono state delle migliori, concentrati in estate, vivono su chi li conoscono, quindi chi apposta vanno lì, però ci vorrebbe ben altro. Comunque, per devo dire incentivare anche che chi ci viene sempre molto contento e affascinato da questi posti, per cui è quello anche l'orgoglio che ci fa andare avanti. Ecco perché poi parliamo di Lamoli, ma se noi troviamo un altro paesino all'estremità, quindi del comune di Borgo Pace, mi viene in mente Parchiule, no? Oh, sì. Parchiule, appunto, vi dicevo prima che dal centro di Borgo Pace, anziché proseguire per Sansepolcro, si prosegue in direzione Monte la Breve. Ebbene, in questo piccolo paesino che da Borgo Pace disterà 5-6 km, si trova anche lì un'attività, un'osteria, l'osteria del Boscaiolo, che gestito da giovani, anche questi, gestito da giovani, e io vi dico la verità, bravissimi. Un sabato che volevo andare a fare una camminata su verso Monte la Breve, quindi verso l'Alpe della Luna, volevi andare alle origini dell'Auro, e ci sono arrivato vi sano e salvo. Ecco, mi sono fermato volutamente per chiedere dov'è che si passa, quale fosse la strada per arrivare a Monte la Breve, e mi sono fermato volutamente per rendermi conto un attimo dell'ambiente. Ma un ambiente elegante, proprietari giovani, ma soprattutto un cortesi, po' come all'osteria della Massa a Travati, la disponibilità, io non mi sono fermato né a bere né a mangiare, ma mi hanno accolto, mi hanno dato le indicazioni che molte volte la stessa sollecitudine, lo stesso trasporto, non lo trovi negli uffici turistici. Finché ci saranno queste persone, noi vivremo. Io mi ricordo, mi sono fermato. Vivremo, Ernesta, qui mi sa che scappo. No, io mi ricordo che mi accolse questo ragazzo che parlava come toscano all'osteria del Boscaiolo, no? E aveva gente ai tavoli, doveva servire gente. Sì, sì, sì. Ma lui, pur di darmi una risposta, anzi, si preoccupò di dirmi dove lasciare la macchina, a che punto avrei trovato il sentiero, benché fosse segnalato, no? Quindi fa piacere arrivare nell'entroterra, arrivare in questi territori, ma ripeto, Borgo Pace, potremmo parlare, anzi ci occuperemo anche di tanti altri comuni, perché come dicevo ieri, Ernesto, non so se tu sei d'accordo, non bisogna mai fare l'errore di dire il mio comune, il mio territorio è il più bello degli altri. Tutti i comuni, tutte le località, tutte le frazioni hanno quelle specificità
che le rendono uniche e intriganti. Il tuo pensiero, perché io ti ripeto, non soffro di campanilismo sfegatato, mi piace dove abito, però mi piacciono anche i comuni vicini, mi piacciono i territori vicini, Mercatello, Bantiera Raccione, bellissimo comune, tenuto benissimo, è un gioiellino, poi Sant'Angelo pure, un'altra splendida realtà, con la loro anche domus romana, la casa romana, e poi Urbania, dove questi giorni ci sono i festeggiamenti per la Befana, ormai conosciuta da, non dico in Italia, ma dappertutto, e poi è anche centro in cui si studia l'italiano con le scuole Italia, la scuola Dante Alighieri, quindi poi per non parlare poi di tutta la cucina, tutti i ristoranti che ruotano intorno alla cucina marchigiana e anche un po' romagnola, perché noi qui siamo al confine, quindi quando si parla di cucina romagnola abbiamo detto tutto, voglio dire, cosa c'è il meglio della cucina romagnola. Poi insomma non avete altro che venire a scoprire questi territori, queste zone. Ricordatevi sempre della Valle del Metauro, ecco, da Fanum Fortune all'estremo. Volevo essere serio, non che non lo siamo stati fino certo, adesso. Certo, io serissimo. Michele Matteucci. Oh my God. Poor. Because... perché è morto questo signore da poco. È morto da poco, ma ha avuto il tempo di scrivere e di raccontare a questi bambini. Ci tengo a leggere. Una domenica pomeriggio arrivarono degli aerei dalla Colubraia. Non si era mai visto fare una traiettoria del genere. Il cielo era un pullulare di aeroplani. All'improvviso un aereo esplose. Dal cielo cadde una pioggia di fuoco. Un soldato si gettò con il paracadute e cadde sulle piane di Peschicciola. Alcuni uomini corsero a vedere. C'erano 9 morti a terra, pieni di anelli e orologi d'oro. Gli uomini cominciarono a prendere a calci i cadaveri e a derubarli. Il soldato con il paracadute li vide e chiese di dove fossero. La domenica successiva arrivarono non 7 ma 12 aerei che non si fermarono su Borgo Pace ma continuarono il volo. Arrivati sopra Urbania lanciarono una scarica di bombe. Morirono molte persone e il paese fu raso al suolo. I tedeschi sequestravano le persone per farle lavorare e se qualcuno non collaboravano le uccidevano. E i tedeschi sono entrati anche nella casa di Michele. E un altro giorno Michele e Santin, che era un esperto sminatore, aveva sminato ben 48 mine, un giorno sentirono un grosso boato. Un loro amico aveva calpestato una mina e aveva perso la gamba. Dal dolore voleva morire. Andreoni perse la vita per aver calpestato una mina. Domenico invece perse un occhio. Tra il 27 e il 28 agosto Michele e questo suo amico erano in una capannina. Alla mattina non si vedeva niente, tutto il paese era per terra. Alle 8 era esploso il ponte nuovo, alle 9 il ponte di Teramone. A Sacchi avevano buttato giù una torre. Questa è dove. Ricorda che a Sompiano morirono 9 persone. Ebbene, quel 28 agosto, quella mattina del 28 agosto, oggi noi non possiamo rivederla perché Borgo Pace è stato reso rasa al suolo. Per cui ecco, è stato uno di quei piccoli paesi
che chissà come sarebbero stati se avessero mantenuto la loro conformazione storica, e purtroppo non possiamo dirlo e non possiamo gustarlo proprio per colpa della guerra. E oggi ci è rimasta soltanto una targa in memoria dei tragici eventi bellici che portarono alla distruzione di Borgo Pace il 28 agosto 1944, perché la tolleranza e la pace vincano sempre contro l'odio e la guerra. Ecco, il 28 agosto 2005 voi cittadini del comune di Borgo Pace avete posto questa memoria affinché si ricordi, si continui a ricordare il danno, l'orrore che subì Borgo Pace, rasa al suolo per colpa della guerra. Cosa hai da dire? Perché io so che anche la tua famiglia, anche da parte di tuo marito, come tanti di noi, io della guerra, hanno subito dei traumi. Per esempio, non ricordo male, forse ricordo male, il papà di tuo marito è stato inchiuso in un campo di concentramento quando era inizio in Francia, eccetera. Sì, ma io solo questi piccoli particolari. E ricordi di mio padre che mi raccontava, perché anche lui ha vissuto nel periodo di guerra, ma io non abitavo a Borgo Pace, e insomma, e chi ha vissuto nel periodo della guerra sicuramente ha vissuto un periodo tragico, molto più tragico di quello che stiamo vivendo noi adesso, anche se non possiamo essere contenti. Però sinceramente la guerra è stata devastante ed è da evitare in tutto e per tutto, se è possibile. Tra l'altro mio figlio adesso è un capitano di carabinieri, ha fatto le missioni in Afghanistan, in Iraq, ha vissuto in questi teatri di guerra, e io prego solo il Signore, il Dio, che lo proteggano, e tutti i nostri giovani che si espongono a così grosse eventi, insomma. Però credo che chi era giovane, chi le famiglie che hanno sofferto la guerra, che tuttora sono in mezzo a dei conflitti, senza citare tanti in Siria dove adesso la guerra è in atto, non lo so, però sono. E poi viviamo anche noi in un periodo di grande difficoltà, senza citare anche la guerra, sicuramente è una delle più terribili. Senza dimenticare le tante guerre nel mondo di cui si parla meno, ma ovviamente l'Africa eccetera, che continuano a devastare il mondo. Purtroppo gli egoismi umani non hanno limite. E se ci fosse più fratellanza, più rispetto reciproco, più aiuto, ecco. Io sono un po' molto vicina alle idee del nostro Papa Francesco, e mi sembra che nella semplicità, nell'amore verso gli altri si possono risolvere tante cose. Ma ecco, la fratellanza, i valori, no? Cioè, siamo in un periodo in cui i valori scarseggiano, in cui la fratellanza scarseggia, eccetera. Ecco, in un piccolo paese questi valori ancora ci sono, sentono? Sono un po' assopiti, perché secondo me esistono, però non si manifestano così forti come secondo me dovrebbero. Si dovrebbe riscoprire il piacere di stare insieme. Adesso molto, molto spazio, molto tempo ce lo ruba il web, tutta la tecnologia, siamo presi più dalle cose virtuali che dalle cose reali. Sarebbe ora di riscoprire un pochino il piacere di stare insieme, di condividere, ma proprio per uno spirito di collaborazione e di
insomma, è di vivere la piccola comunità come di Borgo Pace, questo piccolo paese, con la grande gioia di fare le cose insieme, di condividere, non di farlo a dispetto dell'altro o perché per farsi vedere più bravi o più belli o più... Secondo me quello che conta è riuscire veramente a costruire qualcosa insieme e sicuramente viene bene. Ci si può riuscire secondo te? Ma io sono ottimista, perché vedi come il nostro Papa, lui parla sempre con il cuore aperto, bisogna essere molto umili, anche essere buoni, dare il meglio di se stessi, cercare di collaborare senza essere egoisti, presuntuosi. Quello. E se io so fare una cosa, la devo mettere a disposizione dell'altro, non sentirmi superiore o che gli altri si... Quanti ragionano come te? Ah, non lo so, io questo non lo posso decidere. Io già mi preoccupo di ragionare così io e cercare anche di trasmettergli questi pensieri se qualcuno li vuole recepire. Se nessuno lo vuole, pazienza, io ci provo. Come... Sogno nel cassetto per quanto riguarda il comune di Borgo Pace, che tu come cittadina hai? Che nel 2014, che è appena nato ed è... E ancora vive? No, perché visto, vive. Che, no, visto che tu ci tieni a parlare di morte, precisiamolo, è ancora in culla 2014. Prima di tutto che ci sia un po' di salute per tutti quanti, in modo da stare bene, collaborare. Sì, questo, la salute, perché se non c'è la classica salute, la classica cosa. Però ecco che ci sia più originale. Unione tra le persone. Poi? Unione tra le persone. Io parlo al comune di Borgo collaborazione Pace. Collaborazione tra le persone. Unione, perché scusa, fino adesso collaborazione a Borgo Pace, ma solo alcuni collaborano, gli altri se ne fanno. Allora lanciamo un appello, io non faccio una critica, perché io può darsi gli amici del comune di Borgo Pace che finora hanno collaborato, questi amici che già meno esistono a Borgo Pace. Ernesta, lancia un appello a questi nostri amici del comune, tutti i miei cittadini che hanno collaborato meno, cosa gli diciamo per invogliarli a collaborare? Beh, adesso ci dovrei pensare, non lo so se mi viene così le cose pensate sono quelle meno vere. No, io amici, date il vostro contributo, perché so benissimo che qualsiasi cosa fate vi riesce bene, soltanto proporsi a, insomma, riuscire a dare il meglio di sé si riesce. Ed Ernesta promette che se voi nel 2014 farete i bravi così, lei vi organizzerà un viaggio direttamente a San Pietro per conoscere Papa Francesco. No, io non organizzo niente, semmai dico seguite gli insegnamenti di Gesù e di Papa Francesco. Quindi dunque Tano, qui se hai notato, siamo passati dalla filosofia alle carbonaie e siamo arrivati anche a Matteo Renzi. Se Matteo Renzi in confronto a te, io lo critico perché lui sembra che le sue parole siano Vangelo, però anche te mi sembra che oggi hai fatto un po' di catechismo. Ma io ho fatto il catechismo, guarda che io non sono una frequentatrice ovviamente chiesa. Scherzo, io guarda mi faccio dei rimproveri tutti i giorni ovviamente, perché dovrei scherzo essere più attiva. Senti, io stamattina ero a Borgo Pace, no? Ho visto il vostro parroco. Di dov'è il vostro parroco? Del Madagascar. Prima parlavamo della crisi delle vocazioni e parlavamo anche del fatto che per cause di forza maggiori la curia è costretta a ricorrere a parroci stranieri, perché molte volte, diciamolo, per questi la vocazione rappresenta anche un'uscita dall'estrema povertà. Certo. L'ho visto stamattina, no? Mi viene in mente anche il parroco di Urbagna che incontrai una mattina al bar eccetera, e mi ha colpito questa solarità, apertura, mi ha dato subito la mano eccetera. Com'è stata l'accoglienza di noi siamo un po' abituati ormai a dei parroci Da quant'è che non avete un parroco italiano? Ma saranno più di 10 anni, sì, mi sa più di 10 anni, perché ormai ci sono stati diversi parroci, penso sempre del Madagascar, io ho visto anche parroci in altre parrocchie indiani dell'India, comunque più o meno tutti si integrano bene con il territorio. Dopo è logico, abbiamo avuto per un certo periodo il padre Lambert, che poi è andato a Parigi a fare una scuola, insomma, per diventare una personalità nell'ambito della Chiesa, e
questi parroci comunque si danno il loro contributo, però non sono integrati bene nel nostro contesto, tanto diciamo la verità, conoscono fino a un certo punto, si avvalgono un po' di persone volontarie che ruotano intorno alla famiglia, che alla chiesa, e quindi si occupano un pochino delle cose della diocesi, della parrocchia. Una sera, e poi ci abbiamo alla conclusione, una sera durante le feste in campagna, Anna si trovava a Monte la Preve. Mentre ballava, ad un tratto ha ceduto il pavimento della casa di Venturini e lei e tante altre persone si sono ritrovate nella stalla sottostante. Cos'è questo? Un aneddoto? Lo conoscevi? No, non lo so. Come questo, non lo questo conosci? Non, ma io mica posso sapere tutto. Allora, che vedi, scrivono nei Tano, libri. Vedi, Tano, cosa vuol dire? Questo lo hanno scritto i bambini. Beh, ma mica ma come? I bambini dire, devono conoscere con questi aneddoti. E una vecchia come te, perché alla fine diciamo le cose come stanno, la sua cattiveria. Sì, hai una certa età, non sei una giovincella, no? Di questo evento io non ne so. Guarda niente, qua, manchi amato a felva iol, il coraggio mi arriva fino al cor, ma se tratta della puntura incevat perché ho paura. Una certa Marietta, mamma di Gino e suocera di Michelino. Amasetto un maialin, la magnetta tutt'antimin, suo marito ovviamente, mica, chiamamelo scemo. E noi altri con pest de penna moll, a voi a slunghe il col. Con un pest de penna moll, a voi a slunghe il col. Oh madonna. Una volta, dialetto, mi ricordo, un dai, concludiamo, sì, sì, prima maniera... del solenne messaggio alla ma nazione in inglese, ma, concludiamo please. Perché vedi gli aneddoti cara no, Ernesta, ma io prima parlavo, no, che all'inizio dicevo che tra le tre situazioni che ogni paese ha anche i suoi personaggi, e quando io mi riferisco ai personaggi parlo anche agli aneddoti. Gli aneddoti sicuramente non saranno una forma di cultura sopraffina, no, di cultura popolare, ma dicono la realtà loro... com'era. Sì, sì. Una volta mi ricordo che dovetti andare ad Urbino per delle commissioni e quando arrivai in piazza c'era una gran confusione di gente che inseguiva dei maiali. Ci credi? Cazzo, quei maiali... Scusate, cazzo, non si può dire sì, in televisione. Sì, siamo in una web radio libera. Ci credi? Quei maiali erano proprio miei. Quelli che aveva portato via il vento per pochi giorni prima. Pensa tu che vento. Perché a Borgo Pace c'è il vento così forte? Beh, qualche no, volta. No, no, non qualche... mettiamo le pale però. Ah, ecco, no, perché guarda che questi aneddoti hanno un fondamento di verità. Perché ve ne cito l'ultimo. No, un altro. Come qualche volta c'è il vento? A Borgo Pace c'è sempre vento. No, sempre un altro aneddoto sul vento. Il vento. Ah no, qui c'è uno, attenzione. Il vento, questo, per piacere. Voi non l'avete mai sentito il vento vero? Pensate che una volta, quando abitavo al Bucine, Bucine. Sicura? Sì. Al Bucine, sì. Tirò talmente forte, ma talmente forte che non riuscivano più a trovare... Che non riuscivano più a trovare... Non si può dire. I maiali. Ah! Quello sì male. Che era vento, quindi a Borgo Pace c'è anche il vento, ma non tale da consentire o da rendere conveniente l'erezione di pale eoliche. Concludiamo con la patata. Prima citavamo la patata di Sompiano, un aneddoto sulle patate. Cosa sono quelle cose che stai tirando fuori da sottoterra? Come cosa sono? Sono patate, non vedi? Patate. Quelle lì sarebbero patate. Ma saranno i tartufi, forse. È sbagliato. Bene, sbagliato. Chiudiamo la trasmissione senza messaggio perché qui. Patate quelle, ma mi viene da ridere. Ai miei tempi sì che le patate venivano belle. C'è patate e patate. C'è tipo di patate certo, e patate. Ci sono delle patate di tutti i tipi. Ah sì? Boh, ne so. Grosso ah no, pensavo che tu te ne intendessi. No. Pensa che un anno per riportarle a casa abbiamo usato la treggia senza fondo. Un altro anno invece, mentre le tagliavamo per metterle nel caldaio a cuocere, ritrovammo la gomea dell'areato che avevamo perso mentre le tiravamo fuori da sottoterra. Quelle sì che erano patate.
Quindi una volta c'era il vento vero, a Borgo Pace c'era il vento, quello cazzuto, le patate, quelle belle patatose. Adesso invece cosa c'è? C'è il tartufo. Ecco, poi? Le patate rosse. Poi, di Sompiano, quello l'abbiamo detto, poi? Poi? Sei te di Borgo Pace, mica io. Il carbone. Beh, quello sei fissata, quindi va bene. A proposito, la Befana cosa ti porta? A me? Il carbone, sicuramente. Ah, ecco perché. Ora, ora mi sono spiegato il perché. No. Niente. Poi ci siamo noi. Cioè ci sono i 630 dunque, abitanti. Secondo le statistiche dei bambini, numero più, numero meno, gli abitanti del comune di Borgo Pace sono 662. Quindi ci sono i 661 abitanti di Borgo Pace, perché tra i 661 è morto Michele. È morta Ernesta. Ma cosa dici? Come cosa dico? No, Ernesta. Fine della trasmissione. Il tuo ciclo è finito. Il tuo ciclo è finito, finita la trasmissione. No, ma fatto cosa un dici? Papa se ne fa un altro. Ma ancora voglierei vivere. Dai, chiudiamo, diamo spazio. Allora, io finora mi sono approfittato un po' di questi bambini. No, veramente sì, il signor Gabriele sì, Cevasco sì, mi ha coinvolto a mia insaputa, senza che io mi fossi preparata. E non quanto ti ho pagato? Niente, a niente, gratis. Cosa... Ma lui coinvolge tutti. Vedi, è molto bravo. Ha coinvolto sì, anche a me. Soprattutto i maiali. Soprattutto ma adesso che l'ho letto, Gabriele faremo Cevasco una puntata sui maiali. Scherzi a parte, prima ho citato le insegnanti, penso lo siano ancora, sì. Alice Antoniucci, Elisabetta Guidarelli, Raffaella Ruggeri. Ora, Raffaella Ruggeri non c'è più, perché questo libretto è stato fatto 2 anni fa, quando citiamo quei piccoli leopardi e quei piccoli storici dei quali abbiamo un po' attinto, sì, vale sì, a dire sì. Aurora Lucia Guglielmi, Sara Lonzi, sì. Mattia Fuoco, sì. Matteo Currenti, Emanuela Bernardini, Giorgia Piccini, Caterina Dini, Martina Moretti, Chiara Fagiolini, Aurora Gorgolini, Valmir Lumani, Roberto Del Mestre, Luca Gabellini, Letizia Agostini ed Erika Litti. E altri che qui magari non ecco, sono presenti. Da giornalista sono... io volevo fare i complimenti agli insegnanti, ma anche a questi bambini, perché hanno fatto, come un po' da tutte le parti, un prodottino veramente simpatico, interessante e documentato. Poi, oltre anche, agli altri ragazzini, che io mi scuso con quelli che non ho citato. Della scuola, della scuola di Borgo Pace hanno prodotto anche altre pubblicazioni molto belle, fatte molto bene. Ecco. E adesso è arrivato il momento solenne. Dunque io non so chi ci sta ascoltando in questo momento. Io prima parlavo del Cadore. Ecco, i miei amici del Cadore, per esempio Carmen Stabile, che gestisce un bed and breakfast, l'agenzianella per il ruolo di Cadore, che è una signora tutto d'un pezzo e tutti gli altri, e che sono abituati quindi, no, ad avere a che fare non solo con gli inglesi, perché a Cortina, a Pieve di Cadore, a Misurina eccetera, arriva e transitano persone di tutte le nazionalità e loro sanno parlare veramente l'inglese. Quindi ecco, tutti coloro i quali conoscono bene l'inglese in questo momento possono pure andarsene. Gli altri invece, che l'inglese lo conoscono così così, possono rimanere. Sto diventando pensiero. Io me ne vado, vi saluto, ci vediamo non so quando, e lascio la parola, la scena, anzi Ernesta Palazzetti, che rivolgerà un messaggio, uno spot pubblicitario per Borgo Pace, per il comune di Borgo Pace, in inglese. No, no. Ernesta, siediti io al mio posto. Siediti al mio posto. Siediti al mio posto. Siediti al mio posto. Li dovrei preparare. E io un messaggio pubblicitario. No, fai la serpia, mettiti bene. Thanks a lot for your attention. Goodbye everybody. We are here in a little territory of central Italy called Le Marche, and exactly near Borgo Pace, my village. I want to thank you again and send my best wishes for the new year 2014.
Hai finito o no? Finito. Ah, ecco, no, perché c'è il cane fuori, Ugo, che è scappato. Ma se non lo risento, può darsi anche che ho detto qualche cazzata, perché... Non si dice. Ma allora iniziava adesso la trasmissione, quella vera. Cazzata? Ugo, il cane, non c'è più. Appena sentito che ha iniziato a parlare inglese, è scappato. Quindi... La tagli okay. Per... quando non ora salutiamo i nostri ascoltatori, un saluto a tutti quanti, goodbye everyone, ci okay, rivediamo presto, ci risentiamo presto, possiamo chiamarla la prima puntata test o la vuoi chiamare la prima puntata? Puntata zero. Ok, è giovedì 2 gennaio. Ma cos'è che non ci vede quei pallini?